Ciao amici, mi hanno regalato un po' di fagiolini, sono locali, erano troppi. Allora, che ho fatto? Li ho lessati tutti e adesso li vado a saltare in padella perché poi li vado a conservare per l'inverno. E volevo farvi vedere come li preparo. Allora, per prima cosa ho sbucciato uno spicchio d'aglio. D'olio, non tanto, e ci metto l'aglio. Aspettate che cambio fornello perché mi serve la fiamma alta. Come si rosola l'aglio, metto il pomodoro, il mio pomodoro, e lo faccio andare a fiammata un pochino. Poi metto i fagiolini che sono cotti, ho già messo il sale, e poi li vado a mettere in due vasetti e vado a sterilizzarli. I vasetti sono già lavati, però perché li conservo belli lavati e puliti. Ora andiamo di nuovo con l'acqua calda. Adesso vedete, l'aglio sbrigola. Adesso vi faccio vedere. Vedete? L'aglio sfrigola. Adesso ci aggiungo il pomodoro. Adesso vi porto di qua, così vi faccio vedere. Vedete? I pomodori sono i miei, che ho passato. Siccome stamattina l'ho utilizzato e un po' mi è avanzato, ho detto adesso lo finisco facendo i fagiolini. Lo faccio cuocere un pochino. Il pomodoro sta cuocendo e io ci metto i fagiolini. Sono cotti un pochino al dente, perché poi vanno cotti a bagnomaria. Con questo tipo di fagiolini e con questo sughetto, volendo, si può fare pure la pasta. Ma io li preferisco così perché poi d'inverno mi piace aprirne un vasetto e sentire il profumo dell'estate. Quando ne apro un vasetto c'è un profumo. Li scaldo 5 minuti. Adesso ci metto poco per sbucare per il pomodoro.
Adesso comincio con le mie provviste. Io ne faccio tante provviste per l'inverno. Faccio i fagiolini, la cipolla, la crema di zucchine, la parmigiana in vasetto. Ogni tanto faccio anche l'antipasto, l'aglio, dipende dalla verdura che mi ritrovo, perché io faccio tutto, faccio le verdure che ho, non è che vado a comprare, perché preferisco fare le mie verdure. Ecco, vedete? Adesso spengo e vado a riempire i vasetti. Vediamo se mi vedete. No, spostiamoci. Riempiamo i vasetti. Vabbè, faccio così, dai. Faccio così piano piano. Sono un pochino lunghi e quindi escono fuori, ma fa niente. Io il mio tempo lo passo d'estate così. Lo trascorro i pomeriggi, mi metto e faccio le mie provviste. Le marmellate, i pelati, la salsa, tanti intingoli e passo così il mio tempo. La mattina vado a mare però, non è che. E poi il pomeriggio mi piace fare la formichina. Con i vasetti intorno. Perché vado a chiudere.
lei la passa tante volte perché non si sa mai. E adesso vado a sterilizzare. Acqua calda, metto uno straccetto dentro, uno e due, vedete? Adesso copro e metto acqua calda. Ecco qua, meno male che abbiamo il solare. Ok, metto a sterilizzare. Allora adesso da quando bolle lo faccio bollire 20 minuti, poi spengo e lascio raffreddare. Ed è cominciata la mia scorta, cominciamo a riempire la dispensa per l'estate. Vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto per la prossima. Ciao a tutti e grazie, grazie mille amici.